Lunedì 20 luglio siamo qui presso sotto la direzione di Ilva ArcelorMittal, una manifestazione, uno sciopero organizzato dalla sigla sindacale dell'Unione di Base, uno slogan molto significativo: indietro non si torna, è il momento delle scelte e dell'unità. Siamo con Vincenzo Mercurio, segretario di fabbrica. E allora il no secco ad ArcelorMittal, tutta una serie di motivazioni che USB ha prodotto attraverso l'assemblea dei lavoratori, appunto un aspetto imprescindibile: ArcelorMittal deve andare via da Taranto, e questa non è solo una posizione condivisa, sposata dai sindacati, ma da tutto il territorio tarantino, compresi i sindaci dei comuni dell'area di crisi. Beh, è chiaro che per quello che sono gli atteggiamenti di ArcelorMittal in questo periodo che lui ha gestito questa fabbrica, è normale che chiunque dovrebbe dire ArcelorMittal va via, perché è bastato un solo colpo di vento per smentire tutto quello che si dice, tutti i lavori che loro stanno facendo, perché abbiamo visto che cosa ha prodotto. Quindi un gruppo che ha disatteso tutti gli impegni che ha preso in questo lasso di tempo, ha comunque messo avanti i propri interessi e non quelli della comunità. A un certo punto noi diciamo che il governo dovrebbe prendere la situazione in mano e dire guardate, dobbiamo trovare una soluzione, e quello che noi ci auspichiamo è un accordo di programma, soprattutto proprio perché è stato fatto negli altri siti in Italia, e noi ci sentiamo un po' discriminati a questo punto dalla situazione. Vorremmo essere anche noi i lavoratori che nutrono quella speranza di essere accompagnati alla pensione. E proprio per questo noi diciamo a Patuanelli che il suo piano nuovo che ci sta presentando non tanto ci convince, anzi noi ribadiamo la condizione di Taranto che si riversa, diciamo, catastrofica ormai con gli impianti in questa condizione, e chiediamo soprattutto di impegnare quei soldi che ArcelorMittal chiede sui lavoratori sulla città di Taranto, anziché darli in mano a una multinazionale che purtroppo abbiamo visto come si comporta. In 11 anni 1 miliardo di euro impegnati come ammortizzatori sociali, questa somma sarebbe enorme, sarebbe stata come dire importantissima, fondamentale per ristrutturare una fabbrica che sta letteralmente crollando a pezzi. Lo abbiamo detto più volte, ci sono i rischi ovviamente ambientali molto gravi, ma ci sono rischi altrettanto pesanti, pesantissimi, per chi lavora in fabbrica in una realtà oramai obsoleta e decadente. Sì, guarda, io all'interno di questa fabbrica, oltre a fare il segretario, mi occupo proprio della sicurezza, faccio l'RLS, e sto tutti i giorni puntualmente a ricordare a questo gruppo, ArcelorMittal, alla Mozzelli soprattutto, che gli impianti ormai necessitano di manutenzioni ordinarie e straordinarie. E quindi è diventato molto pericoloso lavorare in queste condizioni all'interno di questa fabbrica. Chiaramente diciamo anche al governo centrale, tutti questi soldi impegnati con gli ammortizzatori sociali, io ricordo che ho una dignità da lavoratore, io non voglio vivere di ammortizzatori sociali, io voglio lavorare per rispettare i miei impegni presi con la famiglia e quant'altro. Quindi non abbiamo l'ambizione di essere mantenuti a questo punto, noi vogliamo lavorare con dignità e soprattutto vogliamo lavorare in ambienti sicuri.
siccome gli impegni economici sono stati tanti e si mettono in campo ragionamenti, no, per ottemperare un po' a quelli che è il fabbisogno dei lavoratori della città di Taranto, noi chiediamo al governo adesso di mettere un piano serio in campo per accompagnare i lavoratori fino alla pensione e soprattutto decidere veramente che cosa si vuole fare di questo stabilimento, perché se vogliamo una cultura dell'acciaio si deve intervenire seriamente mettendoci un bel po' di soldini, ma si deve fare una volta per tutte, altrimenti dobbiamo trovare la soluzione per rilanciare la città. C'è da considerare l'aspetto psicologico dei lavoratori negli ultimi mesi, si sono registrati tre suicidi. Certo, le dinamiche di un atto estremo sono tante, però bisogna considerare lo stato in cui questi lavoratori si trovavano, l'assoluta precarietà del lavoro in fabbrica. Guarda, io non sono un esperto, un medico, uno psicologo, però capisco bene per esperienza personale che cosa vuol dire passare da un certo tipo di budget mensile quando uno lavora a quasi ridursi di una metà. Quindi io gli impegni che ho preso in precedenza comunque li devo onorare e li devo rispettare, comunque abbiamo famiglie, no, che dobbiamo comunque cercare di portare avanti, e purtroppo tanta gente non ce la fa e magari accadono anche questi gesti estremi e soprattutto io aggiungo anche, oltre diciamo al problema economico, si aggiunge anche la pressione che fa ArcelorMittal sui lavoratori. Perché i licenziamenti per ogni parola, basta la minima protesta e scatta il licenziamento. Dire mancano i dispositivi di sicurezza anti-Covid e automaticamente vieni fatto fuori. Fai una fotografia e neanche è stata fatta dal licenziato e vieni fatto fuori. Proprio un clima di terrore. Sì, è diventato un clima troppo pesante all'interno della fabbrica. Poi, come dicevo prima, già abbiamo problemi di sicurezza, poi non puoi neanche denunciarli o non puoi neanche parlarne, no? Per cercare di trovare una soluzione, per cercare di stare pure un po' più tranquilli, più sicuri. Si è arrivati a, diciamo, quasi uno schema di dittatura. Okay. Per concludere, il governo ha così ipotizzato nuovi scenari relativi alla decarbonizzazione, scenari relativi al funzionamento ad idrogeno, però sembra che queste volontà, che poi ovviamente avranno tempi di realizzazione comunque lunghissimi, pare che su queste scelte ipotetiche non siano stati così cointeressati i sindacati. Sì, questo lamentiamo da parecchio, proprio già da marzo, no? Quando si è fatto quell'accordo a marzo. Noi apprendete queste notizie dai giornali, dai comunicati. Dai giornali, poi pretendo che noi le dobbiamo discutere, le dobbiamo, no, rispettare, ma se non sappiamo di che cosa parliamo, di che cosa dovrebbero mettere in campo, è chiaro che dopo un'esperienza di 70 anni, no, che abbiamo sopperito, diciamo, a tutte le scelte politiche e roba varia, siamo stati come cavia per il territorio nazionale, è chiaro che a un certo punto non ci convincono. Proprio perché siamo all'oscuro e non siamo stati messi in condizioni di ragionare su quello che stanno mettendo in campo. Chiaramente, avendo una condizione del genere, noi siamo insoddisfatti di quello che il progetto che sta mettendo in campo e soprattutto vorremmo anche conoscere quale sia il nostro futuro, anche perché dovremmo, specialmente per quello che abbiamo detto prima, no? Che la gente ormai psicologicamente è a terra, vorremmo avere un po' di certezza, un po' di sicurezza anche nel futuro, però se l'atteggiamento è quello di lavorare sempre dietro le quinte, non conoscere quello che mi accadrà domani, è chiaro che ci mette in difficoltà. Innocente Lipolis, RSU USB in ArcelorMittal.
lo hanno ripetuto e ribadito tutti, ArcelorMittal non può più stare su questo territorio, le promesse, gli impegni presi sono stati ampiamente disattesi, c'è il disprezzo di ArcelorMittal nei confronti dei lavoratori, nei confronti delle istituzioni, visto che in tantissime occasioni la Morselli, l'amministratore delegato, neanche si è presentata agli incontri. Occorre una decisione forte, forte da parte del governo di estromettere ArcelorMittal. Diciamo che con la tua domanda si può dire che hai detto tutto tu. Comunque noi siamo qui proprio per ribadire quello che tu dici poc'anzi, ecco, la totale mancanza delle istituzioni nazionali su questa vicenda, una vicenda che poi va a deteriorare un po' sia l'occupazione che l'apparato ambientale della città ionica. È una vera vergogna che lo Stato ancora non riesce ad esprimersi con serietà su questa vicenda a Taranto. Basti pensare, ecco, la chiusura dell'area a caldo nel 2005 di Genova, con l'ultimo Patuanelli che chiude l'area a caldo di Trieste, dove si va a dichiarare che non c'è sostenibilità con l'essere umano. La domanda che noi facciamo al Ministro è possibile che a Taranto invece esiste la sostenibilità con l'essere umano? Tutti abbiamo visto il 4 luglio quello che è successo, è bastato un colpo di tramontana un po' più grosso e abbiamo nuovamente reinvestito di polveri cancerogeni il quartiere d'Amburi. Bisogna avere un po' di senso di responsabilità. Poi in tutta questa vicenda bisogna anche dire che la verità in tutta questa storia è che c'è stata negli ultimi 20 anni una mancanza di politica industriale. Ecco, come si deve, non voglio usare altri termini, perché il vero problema è questo: ci hanno sempre millantato promesse di rilancio ambientale, ma questo non è mai avvenuto e siamo qui stamattina in ginocchio sia a livello occupazionale che a livello ambientale. Ecco Lipolis, mentre si parla di ipotesi future molto ma molto remote, il discorso, no, della decarbonizzazione, il funzionamento ad idrogeno, poi bisognerà vedere la fattibilità, perché queste sono ipotesi molto ma molto teoriche, nel frattempo però qui a Taranto c'è ArcelorMittal, c'è la fabbrica che crolla a pezzi e quindi chiaramente delle ipotesi che avranno bisogno anni e anni di tempo perché mai possano tradursi in realtà, queste ipotesi cozzano, si scontrano con una situazione di abbandono assoluto. Ormai ArcelorMittal è una fabbrica alla deriva. Confermo quello che dici e effettivamente noi abbiamo denunciato da tempo la mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria in questa fabbrica qui. È un problema, è un problema grosso, però ti ripeto, al netto di tutto il ragionamento che possiamo fare sull'investitore privato, ci saremmo aspettati un intervento dello Stato proprio atto a definire questa situazione qui che è abbastanza precaria. Non dimentichiamoci mai che sì, è vero, ArcelorMittal in questo momento è il nostro datore di lavoro, ma la fabbrica è sempre dell'Ilvina S. ArcelorMittal è un interlocutore privato che sta facendo un percorso, è un affittuario, ecco, quindi ci saremmo aspettati, è chiaro che il privato fa il privato, però lo Stato dovrebbe fare lo Stato, intervenire magari e dire al privato, beh caro privato, forse non sta rispettando nulla di quel famoso accordo che ci eravamo dati. Ecco, si ha l'impressione, io dico la certezza ormai, che lo Stato si inchini dinanzi ad ArcelorMittal, che accetti i diktat di ArcelorMittal, diktat che calpestano anche la dignità e dei lavoratori e del governo, pur di non perderlo. Ora si parla di nuovi partner, si parla di Invitalia come appunto realtà, società di Stato, però non si dice mai che non si cerca mai un altro partner da parte del governo da affiancare allo Stato, un partner ovviamente diverso da ArcelorMittal, perché lo abbiamo detto, ArcelorMittal non può più stare e allora si trovassero un altro partner. Condivido in pieno quello che dici, bisognerebbe trovare un altro partner, però ecco, ritorniamo sempre al solito discorso. La poca trasparenza è proprio quella che lancia il governo, perché noi ci saremmo aspettati in questo momento un intervento veemente da parte del governo. Il governo invece sfugge a questa situazione. C'è un accordo che si decanta da marzo, che c'è un accordo fra governo ed ArcelorMittal. Le parti sociali
A tutt'oggi non ha avuto ancora illustrazione di questo piano di accordo fra ArcelorMittal e governo. È scandaloso, perché in una situazione del genere, con un dato occupazionale in ginocchio, con una città martoriata dall'inquinamento, il governo ancora scherza sulle dinamiche che stiamo vivendo nella cittadina ionica. Sembra quasi che ArcelorMittal voglia un fallimento pilotato, proprio perché l'azienda è in perenne perdita e quindi non si spiegherebbe diversamente. Sì, è come ti dicevo prima, ritorniamo sempre al punto di partenza. Questo ormai l'abbiamo capito tutti, no? Paradossalmente il mio pensiero che porto da tempo dentro di me è che forse sia stato scelto proprio ArcelorMittal come il magnate dell'acciaio. Dice: prendiamo ArcelorMittal, lo portiamo lì, ci nascondiamo dietro ArcelorMittal e facciamo fare il lavoro sporco a loro. A noi sembra proprio che stia avvenendo questo, perché se il governo non interviene e non ci dichiara quello che sta succedendo, col segno di poi devo sospettare che forse il governo non sta dormendo ma è complice.